gli dica: tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da giurta da questo ombrello. È bellissimo. Sì. Non poteva mancare l'appuntamento con Ti piace o presepio, Solofra. Infatti abbiamo fatto tappa a Solofra quest'oggi per ammirare il presepio di Michele Luciano, che ha contattato la redazione telefonando allo 0825 31399. Questo numero fissatelo bene in agenda, eventualmente chiamate e prenotate la visita al vostro presepio. E speriamo che ci sia qualcuno in casa, vedo la luce, abbiamo bussato come di solito facciamo. Permesso, buonasera. Buonasera, sei tu Michele? Sì, sì. Oh, ciao Michele, come va? Tutto bene? Tutto bene. Sei tu quindi il presepista, sì, che ci ha contattato. Bene, ah, ma che bello! Ma questo è enorme, caro Michele. Eh sì, ogni anno facciamo un po', spostiamo un po' gli addobbi e realizziamo il presepe all'interno della nostra casa. Eh sì, hai occupato un intero salone. Sì, mica mamma parte, e papà, diciamo, si sono lamentati, no? Perché stai allargando sempre di più. No, no, ogni anno cerchiamo di ridimensionarci un po', di mantenere. Non è che la prossima volta magari troveremo un presepe che occupa tutto il piano. No, cerchiamo sempre di contenerci e dare il meglio anche nel piccolo. Questo è davvero un top. Quanti giorni ci hai impiegato, Michele? Ci metto tre giorni. Tre giorni solamente? Lavorativi, cioè dalla mattina alla sera mi concentro, parto con la realizzazione della struttura e poi man mano vado ad innestare i vari pezzi che compongono il presepe. Come l'hai realizzato? Con quali materiali? E ci sono tutti materiali di riuso, diciamo, pedane, legno, sono pezzi in legno, tutti naturali, poi con il muschio che facciamo, pietre, e la carta che viene riutilizzata per fare l'effetto montagne. Vediamo anche l'animazione che non manca. Poi i vari pezzi sono tutti realizzati da me, come il frantoio, il mulino a vento, le case, alcune particolari, diciamo. Come mai questa passione del presepio? Il presepio, cioè, già da piccolo ho sempre ammirato il nonno Michele con lo zio Gerardo, anche lo zio Salvatore, che si dedicano molto alla realizzazione dei presepi, e quindi partendo da lui mi hanno ispirato per portare avanti. Quindi vieni da una famiglia di presepisti? Sì, tu, amatoriali, ci dedichiamo. Tu che fai? Studi? Sì, io sto completando gli studi all'Università di Salerno in ingegneria di architettura. Ingegneria, quindi probabilmente ti è stato facile organizzare l'animazione sul presepio. C'è anche una dedica che tu hai voluto installare sul presepio, a Cantina di Zindonio. Chi è Zindonio? È lo zio Antonio, che ogni anno lui è appassionato alla nel fare il vino, e quindi abbiamo messo anche la botte con il vino che scorre all'interno. Le sorprese non sono finite con il presepio del nostro Michele, perché c'è anche un lato B, vero Michele? Eh sì, uno si può domandare: ma i re magi da dove arrivano? Dove sì, sono? Non è che arrivano con l'elicottero dal cielo, no, invece ma siccome vengono da ecco lontano, qua, Michele ci spiega, ci illustra da dove arrivano i magi. Uno stralcio del deserto con i magi che si avviano per arrivare con la stella cometa che li guida e quindi li porterà da Babbin Gesù. Beh, Michele, intanto vedo anche un bell'albero di Natale. A questo punto sai che si crea il derby presepio albero di Natale. Sì, diciamo, qual è che però ti piace di più? No, io il presepio lo cura maggiormente l'albero di Natale mio fratello e mia madre, che sono più propensi nel realizzare. Che li salutiamo, come si chiama? Sì, mio fratello Carmine e mamma Maria. Eppure Carmine e Maria si sono dati da fare anche con il trenino. E sì, complimenti anche il a loro villaggio. Due. Ecco, scusami, perché se non sbaglio vedo una foto con Nino D'Angelo, è così? Sì, perché io vado spesso a catturare dei dettagli. È un appassionato di mia madre, cioè mamma piace molto Nino D'Angelo. Ecco, a mamma quindi Nino D'Angelo poi piace pure un presepio di Arvita. Sì. Insomma, a te piace un presepio. E come no, certamente. A chi lo dedichiamo allora questo presepio? Ma a tutti i familiari e a tutti gli amici che mi conoscono.
Beh, auguri di buon Natale, complimenti. Grazie a te e alla tua splendida famiglia. E complimenti anche a voi che realizzate queste belle cose. E per venirvi a trovare. Sì.